Allora, buonasera a tutti. Questa sera abbiamo il dottor Musso che ci condurrà per mano attraverso questa storia relativa all'evoluzione dell'universo. È una cosa molto complessa. Rubbia, recentemente in occasione della riapertura dell'acceleratore di particelle a Ginevra, ha detto che se lui fosse stato giovane oggi e sapendo che conosciamo solamente il 5% di quello che è tutto l'universo conosciuto, si sarebbe buttato a pesce per conoscere il 95% che invece è sostanzialmente sconosciuto. Il dottor Musso è un fisico, ha lavorato al CERN e poi a un certo punto l'Olivetti aveva deciso di entrare nella microelettronica e lui è stato assunto e lavorava con Perotto, facevano cristalli liquidi ed altre cose relative. Poi De Benedetti a un certo punto ha deciso che questo qui era un filone di ricerca che invece non dava quattrini, per cui ha chiuso tutto e Musso è stato assunto all'ELEA, dove ha seguito per un certo numero di anni un programma relativo all'istruzione dell'esercito, dell'Armata Rossa. Adesso insegna all'Uni3 e questa sera abbiamo il piacere di averlo con noi. Una piccola comunicazione ancora: il giorno 17 di aprile ci sarà la seconda conferenza dedicata all'evoluzione, dove si parlerà dell'evoluzione umana. Verrà a parlarci il professor Manzi della Sapienza di Roma. Poi il giorno 7 di maggio ci sarà il professor Giorgio Vallortigara dell'Università di Trento che ci parlerà del cervello, del pensiero, dell'evoluzione del cervello. Io a questo punto, siccome la presentazione richiede un certo numero di minuti, lascerei la parola a Sergio Musso. Sergio, grazie. La storia è brevissima, dura solo 13 miliardi e 700 milioni di anni, quindi si racconta facilmente in 30-40 minuti, insomma. Se uno è capace di essere sintetico, io ogni tanto scivolo d'ala e lui quando è seduto qui mi dà un calcio nelle caviglie che così capisco che devo affrettarmi. Io con voi che siete adulti salterei direttamente queste prime cosine che insomma sapete tutti, no? Io l'ho detto stamattina ai ragazzi perché forse a 15-16 anni non hanno ancora le idee chiare, no? Partirei direttamente dai primi tentativi del realismo, cioè qui parliamo di cosmologia. Cosmos è una parola di origine greca che è arrivata nell'italiano attraverso il latino e nella cultura greca antica era associata alla parola caos, perché per i greci l'universo era sempre esistito. Loro non conoscevano il concetto di creazione, che era un concetto ebraico derivato dallo stesso concetto dell'antica Mesopotamia. Per i greci un bel giorno insomma, gli dei dell'Olimpo hanno deciso che l'universo, il tutto, era un casino, un caos in greco, e hanno incaricato un dio minore, un demiurgo, di fare ordine, e dal caos
è uscito il cosmos, cioè l'universo ordinato. Il secondo cosmologo della storia è stato Aristotele. Il secondo, dico, perché il primo è stato sicuramente quello che ha fatto una stele su una pietra piatta, ha rappresentato la Terra secondo i babilonesi circa 2000 anni prima di Cristo. Questa pietra è conservata al British Museum a Londra e rappresenta la Terra piatta, rotonda, come un disco piatto, circondato dal grande fiume Oceano. La prima innovazione su questo concetto è stata introdotta da Aristotele, perché in questo modello che vedete la Terra non è più piatta, è rotonda. Aristotele aveva osservato l'ombra della Terra sulla Luna durante un'eclisse e aveva notato che non era una linea dritta, ma era una linea curva, dal che ha pensato la Terra è rotonda. Non credete che fosse facile, perché pensate un attimo, se voi vedete una persona uscire dalla porta di una villetta, sparire dietro la villetta da una parte e ritornare visibile dall'altra, cosa dite? Che ha fatto il giro attorno alla villetta. Ma i nostri antenati, non so perché, probabilmente non ci arrivavano, sostenevano che il Sole, no, montava a est, scendeva a ovest e poi, come dicevano per esempio gli egizi, il dio Sole prendeva una barca solare e durante la notte passava sopra le stelle e faceva il giro sul fiume Oceano per ritornare da ovest a est. Non gli veniva in mente che il Sole poteva passare dietro la Terra, insomma. E invece ad Aristotele è venuto in mente. Ci sono voluti alcune migliaia di anni. A noi il concetto invece è sempre banalissimo. Comunque Aristotele propone una serie di sfere cristalline, quindi di sfere che non si vedevano. Su queste sfere erano attaccati i corpi celesti che si muovevano, e che sono sette, quelli visibili a occhio nudo. E l'ottava sfera ha attaccate le stelle fisse. Vi ricordo che Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte non erano per questi signori qui dei corpi celesti, erano degli dèi. Utilizzando questa idea di Aristotele e utilizzando la geometria che Euclide aveva descritto, no? Tolomeo, nel secondo secolo dopo Cristo, Tolomeo era di Alessandria d'Egitto, ha cominciato a descrivere il moto dei pianeti, che ovviamente doveva venire su dei cerchi. Aristotele aveva detto che i cieli erano immutabili e incorruttibili, perché erano la casa degli dèi, e che dovevano essere appesi alle sfere, perché le sfere tra i solidi platonici erano il solido perfetto, perfettamente tondo, che comunque lo guardi è sempre uguale. Però ai tempi di Tolomeo, che sono quasi cinque secoli dopo Aristotele, ci si era già accorti che il modello delle sfere non era proprio corretto, non corrispondeva esattamente alle osservazioni astronomiche. Per cui Tolomeo cominciò ad aggiungere ai cerchi principali dei cerchi di secondo ordine. Questo processo di aggiungere dei cerchi sempre più piccoli
è andato avanti nei secoli man mano che si sono perfezionate le misure, perché perfezionando le misure ci si accorgeva sempre di più che il modello non corrispondeva esattamente alla realtà. Al tempo di Copernico, questi cerchi minori che erano chiamati epicicli erano più di 80. Quindi immaginate il casino a fare i conti che allora si facevano a mano, no? Allora Copernico ebbe un'idea non ispirata dalla scienza, bisogna dirlo, ma ispirata dal fatto che lui era un canonico della cattedrale del suo paese e essendo un buon cristiano pensava, come pensavano i cristiani, che Gesù era il sole del cristianesimo. Non per niente, insomma, se guardate qualunque ostia consacrata è sempre conservata nello stensorio, che è un perfetto simbolo del sole. E allora sostenne che il sole doveva essere al centro dell'universo perché rappresentava Cristo, che era il Dio maggiore, il Dio unico, no, beh, il Dio, un terzo del Dio cristiano. Questo portava a un grosso vantaggio matematico, che gli 80 più cerchi si riducevano a poco meno di 50, e quindi i conti erano un po' più semplici. Per questo Copernico sostenne che il Sole era il centro del mondo. Scrisse questo libretto, no? De Revolutionibus Orbium Celestium, lo scrisse in latino perché allora la lingua della scienza era il latino, e lo pubblicò 10 giorni prima di morire, perché essendo un canonico sapeva che fine facevano quelli che dicevano delle cose diverse da quelle che aveva detto Aristotele. Non vi sto a spiegare. Nel 1572, però, l'astronomo danese Tycho Brahe vede una nuova stella nella costellazione di Cassiopea, vede una supernova, e allora si gratta la testa e dice: ma i cieli, secondo Aristotele, sono perfetti ed immutabili, eppure lì è cambiato, è venuto fuori una stella nuova. Lo stesso tipo di osservazione la fece Keplero nel 1604, questo è il disegno che lui ci lasciò, questa figura è quella dell'Ofiuco, che è una delle costellazioni che ha un pezzettino sull'eclittica, infatti quella di sotto che vedete è il Cancro, il segno del Cancro, e la freccina indica la stella nuova che lui aveva visto. Ora, Keplero sapete che ha ereditato tutte le misure fatte da Tycho Brahe, il quale, essendo un nobile danese, amico del re, si era fatta dare dal re un'isola nello stretto dell'Øresund, tra l'isola su cui sorge Copenaghen e la Svezia, si era fatto costruire un castello fatto apposta per misurare il cielo, cioè orientato secondo i punti cardinali, si era fatto costruire degli strumenti di misura in cui lui andava dentro una ruota per misurare gli angoli, e aveva passato una ventina d'anni a fare misure e a registrarle. Questo suo registro delle misure lo ha passato a Keplero, ed è che ci ha tirato fuori le leggi di Keplero, di cui forse avete sentito parlare a scuola. Keplero si accorse che la descrizione era molto più semplice se si lasciava perdere una delle ipotesi fatte da Aristotele, cioè se quella dei cerchi, no? Disse: se invece del cerchio ci fosse un'ellisse e il sole fosse in uno dei fuochi, i conti sarebbero molto più semplici. Alleluia. Su questi due sistemi, il tolemaico e il copernicano, si discusse a lungo, e un dialogo famoso è quello che si è inventato Galileo Galilei, Linceo matematico sopraordinario dello studio di Pisa, che scrisse
questo dialogo sui massimi sistemi del mondo nel 1632, che gli portò qualche problemino, come sapete. Comunque, ormai era evidente, queste sono le riproduzioni dei disegni che Galileo fece dopo aver puntato il suo cannocchiale verso la Luna e verso il Sole, cioè si accorse che la Luna non era affatto una sfera perfetta, ma era piena di bitorzoli e di difetti, e che il Sole non era affatto immutabile, perché aveva le macchie, e le macchie giravano, cambiavano. Poi ha guardato Giove e ha visto che c'erano quattro satelliti, quelli che si vedono anche in questa qui foto, che è una foto recente di un astronomo amatoriale, e che giravano attorno a Giove, e quindi non era vero che, insomma, tutto girava attorno alla Terra, come aveva sostenuto Aristotele. Poco dopo arriva il Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, di Newton, il quale aveva inventato una matematica nuova per descrivere i fenomeni del moto. Ma per quanto ci riguarda la storia della cosmologia, ciò che è rilevante in questo libro è il fatto che Newton spiega il moto sulla Terra, il moto dei gravi e il moto dei corpi celesti usando le stesse leggi, cioè annulla quella differenza che da millenni gli uomini si portavano in testa tra la Terra e il cielo. Non c'è differenza, le leggi sono le stesse. Qui, adesso vi faccio vedere un paio di slide che riassumono le idee sull'età della Terra, che è stata calcolata per la prima volta nel primo secolo dopo Cristo da San Barnaba, usando la Bibbia, ovviamente, e in 6.000 anni. E nel 1650, quindi 16 secoli dopo, un vescovo irlandese aveva fatto un conto più preciso e aveva specificato che la data della creazione era il 22 ottobre del 4004 avanti Cristo. Però un fisico scozzese aveva cominciato a brontolare alla Royal Society di Edimburgo, sostenendo che la datazione religiosa della Terra non era compatibile con il mondo che vediamo. Questo aveva cominciato a studiare i fenomeni di erosione, la geologia, i vulcani, no? Come cambia l'aspetto del pianeta. Un po' di anni dopo, Lyell scrive il primo testo di geologia, e in cui sostiene, tra l'altro, che il tempo geologico ha un'estensione tale da superare ciò che l'uomo può immaginare, quindi non specifica ancora l'età della Terra, dice solo 6.000 anni, insomma, fa ridere, non sta in piedi, ecco. Le misure più recenti sono nel 31 quella di un certo Holmes, che per primo utilizza la radioattività per misurare l'età della Terra, e ne conclude che doveva essere di oltre 1,5 miliardi di anni. La datazione definitiva ce l'abbiamo nel 1969, quando gli astronauti riportano sulla Terra 4 o 5 quintali di suolo lunare, e misurandone la radioattività gli scienziati determinano che quelle pietre hanno un'età di 4,6 miliardi di anni. Tornando all'evoluzione, non si può non citare Charles Darwin, che nel suo Origine delle specie, per mezzo della selezione naturale, sostiene una cosa assai diversa da quella che tutti avevano creduto e che molti, pensate che le indagini della Gallup negli Stati Uniti dicono che il 75% degli americani è ancora convinto
del creazionismo biblico. Quindi, e invece Darwin comincia a dire che, guarda, no, non è Dio che le ha create così come sono, sono come sono oggi perché sono passate, la vita è passata attraverso un meccanismo di selezione naturale dove quelli più adatti all'ambiente di quel momento sono sopravvissuti e quelli che disadattati sono morti. È dura, ma è così. In effetti, per esempio, per citare un fatto della storia della Terra, l'atmosfera primitiva si sa che era fatta di metano e di ammoniaca e oggi creperemmo tutti subito se in questa stanza pompassero metano e ammoniaca, e l'ossigeno che respiriamo, che oggi è presente in atmosfera, è stato liberato dalle rocce terrestri, dalle prime alghe. Quando le alghe hanno alghe monocellulari, no? Quando le alghe hanno incominciato questo fenomeno, presso gli esseri viventi di allora, che erano tutti batteri, si è verificato quello che in gergo si chiama l'olocausto dell'ossigeno, no? Perché questi hanno immesso ossigeno che per i viventi di allora era un gas fenoloso, no? Poi poco per volta la vita si è adattata e oggi, diciamo, la vita che si vede sulla superficie della Terra respira ossigeno come facciamo noi. Non bisogna però dimenticare che la vita che vediamo sulla superficie del pianeta non è la maggior parte della vita, perché basta fare quattro conti per vedere che i batteri che non si vedono, messi su un piatto, tutti su un piatto della bilancia, pesano molto di più di tutti gli animali, di tutti i vegetali che si vedono. Sono piccoli, ma sono tanti. Negli ultimi decenni sono stati trovati batteri nei laghi coperti di ghiaccio perenne nell'Antartide, nelle fosse a 130 gradi del parco di Yosemite, nelle miniere, nelle rocce delle miniere a 2000 metri di profondità, dove la temperatura anche lì non scherza, nei pozzi dove si estrae metano nel Golfo del Messico. Cioè, ci si è resi conto che la vita batterica è ancora presente su questo pianeta in grande misura, e la vita batterica ha colonizzato degli ambienti in cui noi non potevamo neanche immaginare che la vita potesse esistere ancora oggi sul pianeta. Ma sono i figli di quelli che vivevano nel metano e nell'ammoniaca di allora, eh? Un momento cruciale della storia dell'astronomia e della cosmologia è intorno al 1920, in cui avviene un grande dibattito, così è chiamato nei libri di storia dell'astronomia. Le domande erano due: ma il Sole è al centro della galassia oppure il centro della galassia è il centro del mondo, il centro di tutto quello che esiste, e il Sole è una stella che gli gira intorno? E quegli oggetti che con i telescopi di allora si vedevano nebulosi, cioè vuol dire che non si vedevano bene, no? Cosa sono? Questa è una vecchia foto della nebulosa di Andromeda, che si vedeva così, insomma. Le stelle che vedete da queste parti qui sono quelle della Via Lattea più vicine, no? Ma qui, in questa zona qui, si vede nebuloso e non si distinguono affatto stelle, no? La risposta arrivò subito dopo. Nel 1924, vedete, Hubble, usando un nuovo telescopio, il più grande del mondo di allora, installato su Monte Palomar in California,
Fotografò la galassia di Andromeda, così che si comincia a vedere non in modo nebuloso, ma si vede chiaramente che è un'altra galassia. Usando delle stelle che si chiamano variabili Cefeidi, che hanno una luminosità conosciuta, si può misurare la distanza della lampadina, no? Perché più è lontana, più è flebile. Se sai che la lampadina è da 60 watt. Con questo metodo Hubble misurò la distanza tra il Sistema Solare e Andromeda e come risultato ottenne 2,5 milioni di anni luce. Questo sconvolse tutti perché questo è una cosa estremamente più grande del nostro Sistema Solare, no? Però non è finita qui. Anzi, questo è solo l'inizio. Nel 29, pochi anni dopo, Hubble scopre una legge dell'universo, cioè scopre che le galassie, perché qui ha visto altre galassie oltre a quelle di Andromeda, e che le galassie si allontanano tutte da noi, tanto più velocemente quanto più sono lontane, secondo questa relazione. Questo è il diagramma originale di Hubble, dove qui c'è la distanza, sopra c'è la velocità a cui si allontanano, ci sono degli errori sperimentali perché al tempo di Hubble la tecnologia non era ancora così raffinata come oggi. Comunque, già 10 anni dopo questo grafico era molto più esteso e i punti erano molto più precisi. Oggi questo metodo è considerato così preciso che lo si usa per misurare la distanza, no? Si misura la velocità di recessione con l'effetto Doppler, lo spostamento delle righe spettrali verso il rosso, per determinare la distanza degli oggetti molto lontani. Si sa che la forza che plasma l'universo su grande scala è la forza di gravità. E qui facciamo una considerazione sulle leggi matematiche di Newton che funzionano benissimo. Vengono usate ancora oggi dalla NASA per lanciare un missile e un satellite in orbita terrestre. Però Newton era tormentato da una domanda a cui non aveva trovato risposta. Lui nei Principia Mathematica scrisse proprio "Hypothesis non fingo", non faccio ipotesi, non capisco perché funzioni, no? Funziona, ma non capisco il perché. E la considerazione è quella di sotto, è elementare, Watson. Visto che la Luna è un sasso, come fa a sapere il sasso che deve girare, no? Che qui c'è un altro sasso che si chiama Terra e che lui, Luna, deve girarsi intorno? E come fa il sasso che si chiama Terra a sapere dov'è il Sole e che è una sfera di gas e che lui deve girarsi intorno? Non c'è una risposta a questa domanda, no? Una risposta a questa domanda l'ha trovata Albert Einstein in due passi a distanza di 10 anni uno dall'altro. Un primo passo è stato quello della relatività ristretta. L'origine della relatività ristretta, forse lo saprete, è il fatto che si pensava che la luce fosse un'onda che viaggiava in un mezzo che permeava tutto lo spazio, che veniva chiamato etere, per cui si doveva poter misurare quello che veniva chiamato il vento d'etere, usando la Terra. Cioè, siccome la Terra gira su se stessa e poi gira intorno al Sole, no? Se io misuro qui, quando la Terra va in là, no? Sia perché gira, sia perché gira intorno al Sole, e poi rifaccio la misura nella posizione opposta dell'orbita, devo trovare che la velocità della Terra si somma o si sottrae alla velocità della luce. E due bravi fisici che hanno anche avuto il Nobel per questo, ma hanno lavorato per 7 anni con un interferometro precisissimo e
hanno sempre misurato la stessa velocità per la luce. 300.000 km al secondo, poco meno, e quindi non capivano come fosse possibile. Beh, Einstein ha detto, se è così, partiamo da lì, no? E proviamo a descrivere il mondo prendendo questo come postulato. La velocità della luce è la massima velocità possibile, la luce viaggia nel vuoto sempre a 300.000 km al secondo, per cui la prima conseguenza è questa qua, che mentre ai tempi di Newton si pensava di guardare la Luna e di vederla come è adesso, ai tempi di Einstein ci si rende conto che quando guardo la Luna la vedo come era un secondo fa, quando guardo il Sole lo vedo come era 8 minuti fa, quando guardo Proxima Centauri, che è la stella più vicina al Sistema Solare, è a 4 anni luce, e quando guardo Andromeda la vedo come era 2.5 milioni di anni fa. Quindi, se volete, da un lato ho un potente mezzo per guardare nel passato. Più guardo lontano, più guardo indietro nel tempo. Oggi i satelliti mandati in orbita sopra l'atmosfera, che guardano nell'infrarosso, nel visibile, nell'ultravioletto, ai raggi X e ai raggi gamma, e nelle microonde, quindi guardano su tutto lo specchio elettromagnetico, vedono fino a quasi 13 miliardi e rotti di anni fa, cioè vedono fino a questa cosa qui, che poi, dove c'è scritto Dark Age, no? Che poi vi spiegherò essere una delle, diciamo, dei momenti cruciali di evoluzione dell'universo. La seconda cosa che venne fuori da questa nuova teoria della relatività ristretta era che due cose che prima erano ritenute radicalmente diverse, cioè l'energia e la massa, sono invece la stessa cosa. Una si può trasformare nell'altra e viceversa. E il c elevato al quadrato che compare nella formula è la velocità della luce nel vuoto elevata al quadrato, quindi 300.000 km al secondo elevato al quadrato, che è un numero enorme. Il che ci dice che basta far scomparire, cioè far tramutare in energia una piccola quantità di materia per avere a disposizione un'energia enorme. Potessimo trasformare un'unghia in energia, probabilmente non pagheremmo più la bolletta dell'Enel finché campiamo. Per dare un'idea dell'energia che si può ottenere, ho messo qui questa foto, che è quella presa dal mitragliere di coda dell'Enola Gay, il bombardiere B-52 che aveva sganciato da poco la prima bomba atomica su Hiroshima. Sapete tutti com'è andata, penso che sappiate tutti che quella era una bombetta, cioè che oggi si fanno delle bombe 100.000 volte più potenti di questa. La tecnologia avanza. Il secondo passo che ha fatto Einstein, diciamo che si è ispirato a Tolomeo, che nel secondo secolo, come vi ho già detto, aveva utilizzato la geometria di Euclide per descrivere il moto dei pianeti. Einstein cambia geometria, cioè utilizza una geometria che si chiama geometria tensoriale, inventata da dei matematici italiani, soprattutto da un signore che si chiamava Ricci Curbastro, inventata così perché i matematici, sapete, ragionano e non si chiedono a cosa può servire, no? E Einstein ha detto, beh, può servire per descrivere i moti in modo semplice, perché Einstein dice, i corpi non fanno altro che seguire il principio di inerzia, cioè vanno sempre dritto se non sono sottoposti a forze.
ma vanno dritti in uno spazio che è curvo. Nello stesso tempo, i corpi materiali deformano lo spazio. Quindi lo spazio diventa qualche cosa di malleabile, come il blob dei film di fantascienza, no? La presenza di una massa come il Sole incurva lo spazio. Per noi è difficile vederlo, perché questa è un'analogia in due dimensioni, no? Questo rappresenta una superficie piatta di un telo di gomma deformato dal peso del Sole. In realtà bisognerebbe pensarla in tre dimensioni, anzi, secondo Einstein bisognerebbe pensarla in quattro dimensioni, perché il tempo viene ad essere una variabile come le tre dimensioni dello spazio. Il nostro cervello, che è stato plasmato dall'evoluzione, non gliela fa proprio. Non ce la fa, non gliela famo, no? Quindi il messaggio che ci lascia la relatività generale è che la materia incurva lo spazio e lo spazio dice alla materia come deve muoversi. Quindi la materia si muove così come si muove, non perché sa che là c'è un altro sasso o che c'è una sfera di gas, ma perché qui io continuo ad andare per la mia strada. Se la strada me l'hanno incurvata, vado per la strada per cui vado. Questo concetto è espresso in questa equazione che non stiamo ad approfondire. La cito prima di tutto perché un'equazione è per sempre, lo diceva Einstein, che diceva la politica è una cosa che cambia continuamente, no? Ma una volta che hai trovato un'equazione, come ha fatto, non so, Keplero, o come ha fatto lui, dice, l'universo si comporta così, sempre. Solo che questa formula per Einstein aveva un difetto. Diceva che l'universo non era statico, cioè doveva cambiare in continuazione. E questa era un'idea che non era accettata 100 anni fa. Guardi che parliamo del 1915, relatività, quindi sono 100 anni giusti, e anche Einstein non è riuscito ad accettare questo concetto, per cui ha fatto un trucco. Ha introdotto un altro termine che ha chiamato costante cosmologica, e che è questo qua, dove lambda è una costante e G mu nu è l'equivalente del G mu nu che c'è qua, in modo che questo ci aveva il segno meno, questo c'ha il segno più, e gli effetti si annullano. Così l'universo era statico. E è toccato a un sacerdote cattolico di nome Georges Lemaître, che insegnava all'Università di Lovagno, a scoprire le misurazioni di Hubble e ad andare a spiegare a Albert Einstein che il suo termine non era compatibile con l'osservazione, no? E allora, visto che bisogna accettare il fatto che l'universo cambia di continuo e cambia secondo quella formula, basta di pensare di proiettare il film della storia dell'universo al contrario per vederlo come? Per vederlo rimpicciolirsi, no? Qui, se proiettiamo il film da destra verso sinistra, immaginiamo che capiamo, insomma, che l'universo si rimpicciolisce e, essendo pieno di gas, il gas si riscalda. Adesso, raccontando il film dall'origine, l'origine dell'universo è stato un punto, una cosa molto piccola, molto calda, dove l'energia ha cominciato a espandersi, a generare la materia e a raffreddarsi, e questa cosa si è espansa sempre di più fino ad oggi. Questa è l'origine
della teoria del Big Bang. La teoria del Big Bang ha ricevuto molte conferme sperimentali. Le due più clamorose sono quelle che consente di calcolare nel momento iniziale, nei primi 3 minuti, anche qui stiamo parlando di particelle elementari, che sono state prodotte, è stato prodotto il 75% di protoni ed elettroni e il 24% di nuclei di elio. Ora questo torna perfettamente con le misure, le osservazioni che ancora oggi possiamo fare di ciò che è contenuto nell'universo. La seconda grande verifica è legata, ve la spiego fra un attimo, perché bisogna far vedere questo schemino, no? Questo schemino fa vedere un'idea del Big Bang che è iniziato qua sotto con una temperatura che è stimata essere 10 alla 32 gradi Kelvin e che si scende e si raffredda fino alla temperatura attuale media dell'universo. Qui parliamo della temperatura media dell'universo che comprende la temperatura del gas interstellare e del gas intergalattico, laddove la temperatura è 2 gradi Kelvin, insomma, corrisponde a 270-271 sotto zero centigrado, sotto il ghiaccio che fonde. Dall'altra parte abbiamo il tempo di evoluzione. Vedete che i primi 3 minuti passano molto in fretta, ma sono molto significativi, perché all'inizio l'energia si è condensata raffreddandosi in particelle elementari che i fisici chiamano quark. I quark si sono aggregati e hanno formato i protoni, i neutroni, e poi assieme si sono formati gli elettroni, che sono sempre particelle fondamentali. Siccome i tempi di queste particelle sono dell'ordine del miliardesimo di secondo, nei primi 3 minuti è successo tutto questo ambaradan, come è ben spiegato in un libricino di Gamow che è intitolato appunto I primi 3 minuti e che spiega questi fenomeni che sono a livello subnucleare. Dopo circa 300.000 anni l'universo si è raffreddato sufficientemente da permettere agli elettroni di combinarsi con i protoni e formare gli atomi di idrogeno, cioè l'elettrone si è messo in circolo perché l'energia termica non era più sufficiente, diciamo, per scalzare un numero significativo di elettroni dall'atomo. Da allora sono passati 14 miliardi di anni più o meno. Come? No, il fatto che sono usciti protoni e elettroni, però la temperatura era così elevata, che l'agitazione termica era così elevata, che le particelle di luce, i quanti di radiazione elettromagnetica, parlando in cosa, no? Interagiscono con le particelle elettricamente cariche e quindi la densità della materia era tale che la luce, la radiazione elettromagnetica in generale, non riusciva ad andare da nessuna parte perché interagiva subito con delle particelle vicinissime. Quando si è raffreddato a sufficienza, gli elettroni sono entrati in orbita intorno ai protoni e hanno formato l'atomo di idrogeno.
attorno ai nuclei di elio sono entrati in orbita due elettroni e hanno formato l'atomo di elio. Siccome gli atomi non assorbono più ogni lunghezza d'onda come fanno le particelle cariche, ma gli atomi inghiottono soltanto certe lunghezze d'onda specifiche, tant'è che noi riconosciamo gli atomi proprio dallo spettro, dalle lunghezze d'onda che emettono o che assorbono, a quel punto lì molte lunghezze d'onda, la maggior parte delle lunghezze d'onda, hanno potuto viaggiare liberamente nello spazio, che vuol dire che l'universo è diventato trasparente. Ci ho spiegato? Ecco. Tant'è che le date topiche nella storia dell'universo sono più o meno queste. 380.000 anni l'universo è diventato trasparente perché si sono formati i primi atomi. L'universo era sufficientemente raffreddato perché si potesse venire questo. 100-200 milioni di anni dopo si sono formate le prime stelle perché l'universo si stava espandendo molto più velocemente di come fa oggi, ma localmente la gravità aggregava della materia, degli atomi di idrogeno e di elio, e questa grande massa di materia si accendeva come stelle. E oggi quando vediamo l'universo lo possiamo vedere guardando lontano, riusciamo a vedere fino al CMB, la radiazione cosmica di fondo, Cosmic Microwave Background, Last Scattering, nel senso che essendo l'universo dal punto di vista fisico un corpo nero, cioè un corpo che non scambia energia con niente, perché non c'è niente oltre l'universo, la luce che si è generata a 380.000 anni ha viaggiato da allora fino ad oggi indisturbata, salvo per il fatto che l'universo si è raffreddato espandendosi. Quindi la radiazione che allora aveva una certa lunghezza d'onda, che corrisponderebbe a quella di oggi dei raggi gamma, no? Si è raffreddata e quindi la lunghezza d'onda si è allungata, no? Nello spazio che si dilata. Fatti i dovuti conti con le formule della relatività generale, si ottiene che oggi questa radiazione cosmica di fondo dovrebbe corrispondere all'emissione di un corpo a circa 3 gradi Kelvin. I primi che hanno osservato tracce di questa radiazione sono stati Penzias e Wilson nel 1976, se ricordo bene, che erano due ingegneri che avevano costruito una grandissima orecchia tromba, molto grande, un oggetto di 10 metri, diciamo, che doveva servire per fare dei ponti radio. E quando lo hanno messo a punto, hanno notato che ovunque puntassero questa antenna c'era un disturbo che loro non erano riusciti ad eliminare, insomma, e non si rendevano conto perché c'era questo disturbo. Fortunatamente loro lavoravano nel New Jersey, a Homdel, che è poco lontano dall'Università di Princeton, e quando la notizia giunse all'Università di Princeton, qualcuno disse: ah, ma il modello di Gamow, che era un fisico fuggito dalla Russia e naturalizzato americano, quello del Big Bang, dice proprio che dovrebbe esserci quella radiazione lì. E lì, ma allora c'è davvero? Dice, noi avremmo voluto un finanziamento per fare l'esperimento, per andare a cercare questa radiazione, e voi l'avete già trovata. No? E hanno anche preso il Nobel loro che non avevano capito quello che avevano trovato. La cosa più stupefacente è che le formule dicono che questa radiazione, che misurata con l'antenna era costante da tutte le direzioni, in realtà
alla sesta cifra decimale non è più costante. Bene, sono state costruite fino adesso, negli ultimi 15 anni, tre generazioni di satelliti capaci di misurare le microonde di quella lunghezza lì, sono stati lanciati sopra l'atmosfera e è stato provato che questo è vero. L'ultimo satellite è quello che si chiama WMAP, no? Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Quello, il primo si chiamava COBE, Cosmic Background Explorer. E ce n'è uno ancora in preparazione che farà delle misure ancora più precise, perché studiare la disomogeneità della radiazione cosmica di fondo aiuta a capire la formazione delle galassie, no? Perché se l'universo fosse stato tutto uniforme, non ci sarebbero stati dei posti dove la materia cominciava ad aggregarsi. Mentre invece, e qui c'entra la meccanica quantistica, che dice, introduce delle incertezze, quindi in certi posti c'era un po' più di materia che in certi altri, e in quei posti lì hanno cominciato a formarsi le stelle e poi le galassie. Questo ve l'ho già detto, che una grande predizione è quella del 75% di idrogeno e del 24% di elio. Sapete che il nome, se non lo sapete ve lo dico, il nome Big Bang è un nome dispregiativo, è un nome da fumetto, che ricorda i fumetti di Topolino. Se vi ricordate, o se li avete mai letti in inglese, ma anche in italiano, c'era scritto quanto Topolino sparava da poliziotto, bang, bang, no? Negli anni 50 ci fu un dibattito tra George Gamow, o Georg Gamow, altri astronomi che sostenevano, soprattutto Fred Hoyle, che era l'astronomo inglese più famoso al mondo allora, che sosteneva la teoria detta dello stato stazionario, cioè che l'universo era così come lo vedevamo, sì, perché si espandeva, ma mentre si espandeva si creava nuova materia. Invece Gamow diceva no, quello che c'era all'inizio sotto forma di energia o di materia, che sono la stessa cosa, è rimasto tale quale. E Hoyle, per dire che era schifato da questa teoria, disse ma questa qui è la teoria del grande botto, no? Del Big Bang, che ovviamente è una descrizione che non è proprio non appropriata, prima di tutto perché non è stato grande, è stato piccolissimo, 10 alla meno 43, la lunghezza di Planck, e poi perché non poteva aver fatto nessun botto, perché non c'era nessuno ad ascoltarlo, perché il suono viaggia solo nell'aria, e quindi è proprio così, un nome non appropriato, però è rimasto tale quale. Allora, in questo universo che si espande, la gravità ha aggregato grandi quantità di materia che era dispersa nello spazio sotto forma di gas e di polvere e ha causato l'accensione di molte stelle nel cielo. Assieme alle stelle sappiamo che si sono formati, con ciascuna stella si è formato il suo sistema planetario. Il Sole non è l'unica stella. La vita delle stelle adesso è regolata dall'equilibrio tra la forza di gravità che le ha create e la forza termica, no, che è generata dall'interazione tra le particelle elementari che sono sottoposte dentro la stella, nella parte più interna della stella, a fortissime pressioni e a altissime temperature che causano la fusione dei protoni e dei neutroni, e degli elettroni che si combinano con i protoni facendo i neutroni, e generano prima nuclei di elio. Ecco, questo è uno schema di una stella. Il reattore nucleare a fusione è all'interno del nucleo, poi c'è una zona in cui
il calore si diffonde prevalentemente per radiazione, poi c'è la sfera di gas esterno, che è questa, dove il calore si trasmette principalmente per convezione, come succede nella pentola dell'acqua in cui che mettete a bollire per cuocere la pasta. Quello che si vede di una stella, del Sole, quando lo guardiamo, è quella superficie laddove il cammino dei fotoni diventa molto grande e quindi riesce ad arrivare fino a noi. Tenete conto che un fotone, una particella di luce, si è calcolato che richiede qualche cosa, mi sembra, come 175.000 anni per arrivare dal nucleo centrale, dove si è generato, alla superficie del Sole. Dopodiché parte e va nello spazio. Beh, le reazioni nucleari, diciamo la prima, la più semplice, è quella dove un atomo di un nucleo di deuterio si fonde con un altro nucleo di deuterio e genera un nucleo di elio, ma poi le reazioni nucleari sono tante, perché dentro la stella si formano tutti gli elementi della tavola periodica fino al ferro. Questo perché fino al ferro le reazioni sono esotermiche. Il ferro sta più o meno qui, no? In cima a questa linea tratteggiata. Saprete, perché l'uranio è famoso, che gli atomi grandi come l'uranio invece generano, rilasciano energia quando vengono spaccati in due, no? E quindi quando dalla parte in alto a destra di questo grafico si formano due nuclei più spostati verso il ferro. Ecco, l'energia emessa da queste radiazioni nucleari riscalda il gas che forma la stella e, siccome i gas caldi tendono ad espandersi, abbiamo due forze, una di espansione e l'altra, la gravità, che tende ovviamente a schiacciarli. Le due forze trovano un equilibrio e per le stelle piccole l'equilibrio dura molto tempo. Esistono dei grafici che mostrano l'andamento della vita delle stelle, perché a questo punto è chiaro che le stelle nascono quando si raggruppa abbastanza materia da innescare la reazione nucleare all'interno di questa massa, e poi hanno una loro evoluzione. La storia della vita delle stelle è riassunta in questo diagramma che si chiama di Hertzsprung-Russell, che lo hanno ottenuto misurando la luminosità di milioni di stelle. La luminosità è espressa qui, e misurando la temperatura superficiale. Vi faccio notare che la scala delle temperature è al contrario, cioè verso destra diminuisce, la stella si raffredda. Allora, su questo grafico la stella, quando si forma, è qui, cioè è molto calda e molto luminosa. Dopodiché le reazioni nucleari vanno avanti e la stella comincia a raffreddarsi lentamente e cambia colore, no? Prima diventa un po' verdina, poi diventa gialla e alla fine diventa rossa. Una stella piccola come il nostro Sole fa della luce gialla, come tutti vedete, durante il giorno, e quindi è più o meno a metà della sequenza principale. Ci ha messo 5 miliardi di anni ad arrivare lì e ci metterà altri 5 miliardi di anni ad arrivare alla fine di questo suo percorso, perché le stelle piccole vivono molto a lungo. Dopodiché diventano delle nane bianche, cioè hanno un periodo di instabilità
relativamente breve, vuol dire qualche centinaio di migliaia di anni, no? Che rispetto ai 10 miliardi sono pochissimo, e diventano delle nane bianche e poi si raffreddano lentamente, stando lì buone buone. Invece le stelle grandi, quelle che superano 3 masse solari, diventano delle giganti rosse o delle supergiganti a seconda della massa. Ecco, il nostro Sole dura 10 miliardi di anni. Le stelle come lui, verso la fine, no, ansimano, hanno degli spasmi, no? Perché la gravità tende a vincere il fatto che, per il fatto che il reattore nucleare perde colpi, insomma, non ha più abbastanza idrogeno per funzionare come ha funzionato prima, però quando il reattore nucleare perde colpi, per usare un termine motoristico, no? La sfera di gas si comprime e quindi si riscalda e quindi si innescano delle reazioni nucleari diverse che di nuovo generano calore e quindi fanno rimbalzare la stella. Questo rimbalzo è repentino e fa sì che gli strati esterni di gas della stella vengano espulsi nello spazio. Questo penso che vi sia chiaro, no? Si rompe l'equilibrio tra le due forze. E quello che succede è ben rappresentato da questa sequenza di foto fatte dal telescopio spaziale Hubble, che mostrano il respiro, insomma, il colpo di tosse di una stella che vedete che è fotografata dal maggio del 2002 a ottobre del 2004 e espelle una buona parte della sua materia, la quale se ne va, no, si allarga e si disperde nello spazio. Ecco, quando le stelle piccole hanno questi spasmi, formano degli oggetti molto belli che vengono chiamati, per ragioni storiche, nebulose planetarie, che non hanno niente a che vedere con i pianeti. Poi diventano delle nane bianche, come vi ho detto. Questa è una nebulosa planetaria e questa è un'altra nebulosa planetaria. Come vedete, sono degli oggetti fascinosi, insomma. Ecco. Fino adesso abbiamo descritto il ciclo di vita superiore, che è quello delle stelle piccole, al di sotto di 3 masse solari. Ma cosa succede alle stelle più grandi, quelle che sono oltre le 3 masse solari? Bene, succede, la prima cosa che gli succede è che vivono molto meno. Più sono grandi, meno vivono, no? Bruciano più in fretta il combustibile. Sono più grandi, quindi diventeranno delle supergiganti e poi esploderanno come supernova, nel senso che l'instabilità sarà talmente forte che farà esplodere la stella, facendogli emettere buona parte della sua materia, soprattutto facendogli emettere una luce miliardi di volte superiore alla sua luce normale, tant'è che una supernova fa luce più o meno come una galassia che ha anche 10-100 miliardi di stelle. Fa luce per qualche giorno, qualche settimana, e poi ovviamente la luce si affievolisce e la stella si trasforma, a seconda della massa, o in una stella di neutroni o in un buco nero. La stella di neutroni è una stella dove la forza di gravità è diventata così forte che gli elettroni che erano in orbita attorno al loro nucleo sono dovuti collassare sul nucleo e quindi si sono fusi con i protoni e quel nucleo lì è formato solo più di neutroni. Siccome il diametro di un nucleo è circa 10.000 volte più piccolo del diametro dell'atomo, capite che 10.000 per 10.000 per 10.000, perché lo spazio ha 3 dimensioni, fa sì che quella stella lì diventa piccolissima, ma di una densità inimmaginabile. E
a quella stella lì succede come ai pattinatori che ritirano le braccia, cioè quella stella comincia a girare su se stessa ad una velocità vertiginosa. Ce ne sono quelle che girano al millisecondo, cioè un giro ogni un millisecondo, insomma. Sono quasi degli orologi stellari. Se la stella è ancora più pesante, più massiccia, si forma un buco nero. Un buco nero è un oggetto che ha una gravità così forte che nemmeno la luce riesce ad uscirne. Cioè la velocità della luce, 300.000 km al secondo, è inferiore alla velocità di fuga da quell'oggetto. E quindi più nulla può uscire da quell'oggetto. Tutto ciò che cade dentro non si vede più, tutta l'informazione che va dentro è persa per sempre. Questa è un'immagine, sempre ripresa dal telescopio spaziale Hubble, di una stella supermassiccia, la stella Eta della costellazione della Carena, che si vede chiaramente che ha degli spasmi. Qui la stella non si vede nemmeno, sarebbe qui al centro di questa seconda nube di gas che ha espulso. Vedete una precedente nube di gas che già si è allargata. Fortunatamente Eta Carinae non è tanto vicina a noi, perché se una supernova così esplodesse a pochi anni luce dal nostro sistema solare, qui ne vedremmo delle belle. Questa è la foto di una supernova del 1987, cioè l'ultima supernova che è avvenuta all'interno della nostra galassia, quindi abbastanza vicino. Tenete presente che la supernova sta al centro di questo anello, questi due cosi qui sono due stelle vicine, no? Che si vedono grandi perché sono molto più vicine della supernova. Quello che si vede qui è una sfera di gas, ne vedete altre che fanno, vedete questo giro qua, ma la supernova ha emesso talmente tanti raggi X e tanti raggi gamma che quando questi raggiungono la sfera dei gas che aveva espulso precedentemente, l'accendono, scaldano questi gas e li rendono estremamente luminosi. Questo è ciò che si vede in questa immagine. Bene, in questi eventi, che sono fortemente esotermici, vengono prodotti gli elementi dopo il ferro, cioè vengono sintetizzati i nuclei degli atomi più pesanti del ferro. Per essere più esatti, possiamo fare riferimento a questa specie di tavola periodica degli elementi, dove però non si vedono le proprietà chimiche dell'elemento, ma si vede la loro origine. Quelli bianchi, cioè l'idrogeno qui e l'elio qui, si sono originati nel Big Bang. Quelli gialli nelle stelle piccole sono poi carbonio, azoto, ossigeno, zolfo. Quelli verdi si sono generati principalmente nelle stelle grandi durante la loro vita, diciamo, normale, e quelli blu si sono generati nelle supernove. Quelli grigi sono quelli radioattivi che si sono generati ma non ci sono più perché sono decaduti. Sono diventati plutonio, nettunio, uranio, uno di questi ultimi atomi stabili, piombo. Questa foto fa vedere due buchi neri che sono stati individuati in una galassia simile alla Via Lattea. La radiazione emessa dai buchi neri è rappresentata qui con il violetto, ma voi dovete pensare che sono falsi colori, cioè quelli della galassia già non sono del tutto veri, ma quelli dei buchi neri sono decisamente falsi, perché i buchi neri emettono soprattutto raggi X e raggi gamma che noi non vediamo e che su una foto che vogliamo vedere devono essere rappresentati in qualche modo, e qui sono rappresentati con il violetto.
come funziona un buco nero? Beh, il buco nero lo vediamo perché il buco nero non è mai sazio e si mangia tutta la materia che trova vicino. Cioè, se appena passa vicino ad una stella, se la risucchia e i gas della stella cominciano a ruotare a spirale intorno al buco nero, accelerano di continuo finché spariscono dentro il buco nero. Ora, di buchi neri dal 2000 al 2010 è stato provato che ne esiste praticamente uno in tutte le galassie che sono state controllate, diciamo qualche centinaio di galassie tra le più vicine. Dentro il centro della Via Lattea c'è un buco nero che è valutato circa 6 milioni di masse solari, mi sembra. Ma dentro le galassie più grosse ce ne sono di quelli che hanno già mangiato miliardi di masse solari. Un buco nero, diciamo, mangia e non è mai sazio. Se è al centro di una galassia, in una zona di spazio molto ricca di stelle, diciamo mangia molto e quindi diventa molto luminoso. Se è al centro, cioè si trova in una zona dove ci sono poche stelle, mangia di meno e quindi fa meno luce, si vede di meno. Una stella di neutroni invece funziona in questo modo: siccome ruota super velocemente su se stessa, crea un campo magnetico rotante che fa sì che ogni particella carica che passa di lì viene espulsa secondo le linee di forza del campo magnetico rotante, cioè in due direzioni. Noi riusciamo a vedere una stella di neutroni solo quando questi fasci che girano, dovete pensare che girano come delle trottole, quando questi fasci sono diretti verso la Terra, i nostri strumenti lo rivelano e quindi rivelano delle pulsazioni di raggi gamma. Queste stelle sono state scoperte negli anni 60 quando sono stati costruiti satelliti spia capaci di rilevare i raggi gamma. Spia perché? Perché servivano per spiare le esplosioni nucleari, i test nucleari delle altre nazioni, no? Come la Russia, per citare un nome a caso, ma credo che anche i russi facessero il contrario, cioè sicuro, no? Non garantisco dei francesi, degli inglesi o della Corea del Nord, no? Ora, tutti questi atomi scagliati nello spazio dalle stelle morenti non è che vanno sprecati, no? Formano generazioni successive di stelle e di sistemi planetari, perché l'universo ricicla tutto. È in questo modo che 4-5 miliardi di anni fa, quindi dopo molte generazioni di stelle, soprattutto molte generazioni di stelle grandi, in un braccio chiamato il braccio di Orione della Via Lattea si è formato il nostro sistema solare, che nell'immagine sarebbe più o meno da questa parte qui. Questo è un disegno, ma non si vede granché perché la nostra galassia ha circa 400 miliardi di stelle e quindi il nostro Sole e il nostro sistema solare è una mini pulce lì che non fa testo. Beh, il nostro sistema solare si è formato nel tempo, secondo lo schema che qui è rappresentato, che penso sia chiaro a tutti, no? Dove gli elementi più pesanti sono andati nei pianeti più interni e gli elementi più leggeri sono andati a formare i pianeti più esterni. Ecco, questo l'ho messo per far notare che i nostri sensi, quando parliamo di cosmo, non ci aiutano mica, no? Questo è un esempio banale, no? Noi siamo tutti fermi qua dentro, sì, ma in realtà stiamo andando a quasi 4 milioni di chilometri all'ora verso Andromeda, no? Che non ne abbiamo la sensazione, ma neanche i 1000 chilometri all'ora della Terra che ruota, perché siamo 1000, perché siamo a 45 gradi, fossimo all'equatore andremo più veloci, insomma, se volete andare più veloci andate all'equatore.
1600 qualcosa, insomma, no? Chi vuole andare più veloce va dall'equatore, fa anche caldo e si sta meglio. E la Terra ha avuto la sua vita, no? Si è formata raccogliendo il materiale disponibile all'epoca, ne ha raccolto a sufficienza per assumere una forma sferica, era incandescente perché tutti gli urti e la radioattività del materiale producevano calore, poi si è raffreddata, fortunatamente era una palla sufficientemente massiva da riuscire a trattenere per gravità un'atmosfera, perché se fosse stata come la Luna sarebbe stata senza atmosfera, no? Si sono poi formati degli oceani e delle placche continentali che nel corso dei milioni di anni si sono mosse, hanno formato la Pangea, poi si sono... e oggi è questa roba qui, qui si intravede l'Arabia Saudita e qui in alto c'è il Mediterraneo, ci siamo noi. La Luna si è formata a causa di uno scontro della Terra che era ancora calda con un corpo molto grande. I detriti sono stati scagliati nello spazio e poi si sono raggruppati a formare la Luna. Siamo praticamente certi di questo da quando gli astronauti hanno riportato i campioni di rocce lunari e noi abbiamo constatato che le rocce sulla Luna hanno la stessa composizione delle rocce sulla Terra, il che per esempio per le rocce che vengono da Marte non è vero, ci abbiamo mandato le nostre sonde che hanno analizzato, Marte ha una composizione diversa. Quando eravamo giovani eravamo continuamente bombardati da meteoriti e da comete contenenti ghiaccio e molecole organiche. Sono queste molecole organiche che hanno avviato la biogenesi, cioè l'origine di quel fenomeno chimico che noi chiamiamo vita. Perché si sa che gli atomi fanno chimica, non stanno da soli. HO fanno H2O, l'acqua. L'acqua è l'elemento principale del nostro corpo. Qui ci sono le percentuali in peso che dimostrano che noi siamo fatti per 2/3 di acqua e poi principalmente di carbonio, perché l'atomo di carbonio è alla base della chimica organica. Su questa base facciamo una breve riflessione, no? Pensate, quando vi guardate allo specchio, pensate che siete fatti per 3/4 di acqua e che l'ossigeno della, no, dell'acqua è quello che respiriamo dall'atmosfera, è sicuramente nato, no, più di 5 miliardi di anni fa, perché è stato prodotto da delle stelle e scagliato nello spazio prima che si formasse il sistema solare. È comunque un bambino rispetto agli atomi di idrogeno, perché gli atomi di idrogeno si sono formati tutti nel Big Bang e quindi hanno tutti 13 miliardi di anni. Io pensavo che la mia mamma mi avesse fatto con del materiale nuovo e invece mi ha fatto con del materiale riciclato. Se volete un'altra amenità, il calcolo delle probabilità dice che ciascuno di noi ha nel suo corpo adesso almeno un atomo che è appartenuto, che so io, a Tutankhamon o ad Assurbanipal, no, perché il nostro corpo non è fatto sempre degli stessi atomi, non è fatto sempre delle stesse cellule, noi continuamente cambiamo gli atomi che fanno il nostro corpo, perché siamo un processore chimico, no? Introduciamo cibo e scartiamo quello che non ci serve. E quindi di atomi dentro il corpo di un individuo ne passano molti durante la sua vita, che poi vengono riciclati nel corpo di altri oppure vanno nei laghi, nei fiumi,
in un altro animale, non c'è niente da scandalizzarsi se abbiamo qualche atomo di cane, di gatto, di balena. Tutto questo discorso dimostra che la nostra vita è intrecciata con la vita delle stelle e che noi non saremmo qui e non saremmo quello che siamo se le stelle durante la loro vita non avessero prodotto gli atomi di cui siamo costituiti. E la nostra vita è anche intrecciata con la vita del nostro pianeta, perché la vita è comparsa sul pianeta circa 4 miliardi di anni fa. Sapete che l'atomo di carbonio è bravo a formare catene lunghe e molecole complesse, in particolare forma molto facilmente questi due tipi di molecola che vengono chiamati amminoacidi, che hanno la struttura rappresentata qui in basso a sinistra, e queste altre molecole che sono chiamate basi azotate. Gli amminoacidi sono le molecole di base che messe in catena, ci sono, noi usiamo mi sembra 21 o 22 amminoacidi diversi, che vengono aggregati insieme per formare le proteine di cui è fatta la nostra carne, leggendo un codice che è scritto nel nostro DNA usando triplette di queste coppie di basi azotate, cioè l'adenina e la guanina e la citosina e la timina, perché queste basi si accoppiano soltanto in un modo e la molecola del DNA contiene, è una sorta di scala a pioli che contiene miliardi di sequenze di queste molecole che vengono lette a triplette, ogni tripletta codifica un amminoacido che viene usato per viene aggiunto alla proteina per costruirla. È così che vengono prodotti i componenti essenziali delle cellule, assieme all'acqua, che è il solvente che consente alla cellula di introdurre sostanze dall'esterno, che la cellula ha bisogno di un esterno acquoso, e di espellere sostanze verso l'esterno. L'interno della stella, della cellula, è un citoplasma a base acqua che contiene un sacco di quelle molecole di base che abbiamo visto. Una tappa fondamentale nella comprensione dell'origine della vita è stata questa che è avvenuta nel 1953, quando uno studente come tesi di laurea fece questo esperimento, simulò la terra primordiale in laboratorio, cioè mise dell'acqua dentro un pallone, dell'acqua qui nel pallone in basso a sinistra, e poi in questo pallone in alto mise del vapore acqueo, che ovviamente veniva dall'acqua, del metano e dell'ammoniaca e dell'idrogeno. Poi fece scoccare delle scintille per simulare i fulmini che scoccavano nell'atmosfera primitiva. Fece girare questo alambicco per molti giorni, prelevando sistematicamente a intervalli regolari dal rubinetto di prelievo che sta in basso dei campioni di questo liquido che man mano che passava il tempo diventava sempre più marrone. E che cosa ha trovato? Ha trovato gli amminoacidi che abbiamo visto, che si formavano spontaneamente in quelle condizioni lì. Ora, gli astronomi sanno, con la spettroscopia, identificano le molecole presenti nello spazio interstellare e sanno che ci sono degli amminoacidi e delle basi anche nello spazio interstellare. Quindi la chimica fa
questi mattoni di base in modo spontaneo. Li abbiamo trovati anche nei meteoriti, qui ci sono alcune foto di meteoriti famosi, e questo è un esempio, il meteorite che è caduto a Murchison, che è una città all'interno dell'Australia, è stato raccolto subito qualche decina di anni fa, mi sembra, e quindi non si è contaminato con sostanze terrestri biologiche. Bene, da questa roccia, vedete, da un pezzo di questa roccia, questo qui in nero, i biochimici hanno estratto basi azotate e amminoacidi che si vedono contenuti nella provetta. Quindi queste sostanze sono arrivate per via spaziale, insomma. Quindi le molecole di base che servono per fare le proteine si formano spontaneamente. E quindi la vita è un fenomeno chimico possibile nell'universo ovunque ci siano le appropriate condizioni, che sono una certa fascia di temperatura e la presenza di acqua. Vabbè, voi sapete che la storia della Terra è stata ricostruita studiando il movimento delle placche, per esempio un fenomeno che consente di studiare il movimento delle placche è il magnetismo, no? Le rocce magnetiche che quando si sono raffreddate, cioè erano lava che si è raffreddata, il magnetismo ha seguito quello presente all'epoca, no? Noi sappiamo che il magnetismo terrestre si è invertito molte volte durante la vita della Terra e gli studiosi hanno ricostruito più o meno quando quella magma di magnetite si è raffreddato, perché il magnete puntava al polo magnetico di allora. Abbiamo studiato i fossili, abbiamo studiato gli strati geologici, questa è una bella rappresentazione di stratificazioni, dove vedete rosso, per esempio, vuol dire che c'era ossigeno nell'atmosfera, perché tipicamente questa colorazione è quella dell'ossido di ferro, cioè il ferro si è ossidato perché è entrato in contatto con dell'ossigeno presente in atmosfera. Bene. Uno schema che dà un senso allo sviluppo della vita è questo che vi accenno brevemente, che è stato proposto da un biochimico premio Nobel belga di origine americano di adozione, che ci racconta che la vita, secondo lui, è passata attraverso 7 epoche successive corrispondenti a 7 livelli di complessità. E le epoche iniziano con la nascita della Terra e per 3 miliardi di anni, come vedete qui, in 3 miliardi di anni è passata l'epoca della chimica, l'epoca dell'informazione e l'epoca della protocellula. Nel senso che la chimica ha costruito le prime molecole, poi mettendo in sequenza gli amminoacidi o le basi azotate è stata codificata dell'informazione che favoriva la duplicazione di quelle molecole. Per un meccanismo che coinvolge gli oli e i saponi, no? Cioè, le bolle di sapone si formano spontaneamente, ci sono delle molecole polari di grassi che spontaneamente formano delle vescicole, e quello si pensa che sia l'origine della membrana cellulare. Quindi lì dentro si è formata una protocellula. Poi, per 3 miliardi di anni, quindi la vita è stata solo la vita di esseri monocellulari. Soltanto 700 milioni di anni fa le cellule hanno cominciato a entrare in simbiosi, cioè delle cellule hanno inglobato delle altre cellule e non le hanno digerite, perché hanno scoperto che viverci assieme era favorevole, no? Un po' come i licheni, no? Cioè, ci sono
un'alga e un fungo che stanno assieme perché gli conviene, insomma. 700 milioni di anni fa sono comparsi gli organismi pluricellulari e 6 milioni di anni fa è iniziato quella che lui chiama l'epoca della mente, che è l'emergenza di un sistema nervoso e delle capacità cognitive, che sono diventate sempre più sofisticate. L'ultima epoca è quella del presente, che va verso l'ignoto, perché noi non sappiamo come sarà l'evoluzione della vita. L'unica cosa che possiamo ritenere certa è che tra qualche miliardo di anni la galassia Via Lattea si scontrerà con la galassia di Andromeda, perché le due galassie stanno marciando in questa direzione, però sappiamo che lo scontro tra galassie non sconvolge, nel senso che le galassie sono fatte soprattutto di spazio vuoto, quindi si compenetrano, fanno una danza cosmica che dura centinaia di milioni di anni e non dovrebbe fare grande danno. Quello che farà grande danno sarà il Sole quando diventerà una gigante rossa e quindi farà evaporare Mercurio prima, poi Venere e poi anche la Terra. E lì chissà chi ci sa. Quindi fra 5 miliardi di anni andremo alla fine. Abbiamo visto che si sono formate queste basi azotate. E le basi azotate, questo è lo schema di una molecola DNA dove quelli che sembrano i tubi portanti sono fatti di molecole di zucchero e le basi azotate sono accoppiate qui come scalini all'interno di questa scala. Siccome l'adenina, la timina, la guanina e la citosina si possono accoppiare solo a due, quando questa molecola si divide a metà, come se fosse una cerniera lampo, ciascuna metà è in grado di ricostruire l'altra metà, perché ha l'informazione che gli serve. Quindi esistono poi una ventina di tipi di amminoacidi, che sono quelli là, che quando si aggregano, seguendo il codice che è codificato nel DNA, formano le proteine. E direi che le proteine sono anche buone da mangiare, infatti noi mangiamo proteine di altri animali e vegetali che sono, diciamo, una sequenza diversa di amminoacidi, il nostro stomaco separa gli amminoacidi e ricostruisce le proteine che servono a noi. Sì. Va bene. Tanto che siamo tutti pieni di batteri, è una cosa che fa un po' schifino a tutti, che abbiamo 70 grammi a testa nell'intestino di Escherichia coli, che sono queste cose, che abbiamo batteri nella trachea, sulla superficie della lingua, sulla mucosa dell'esofago. Questi sono Helicobacter pylori dentro lo stomaco, ingranditi circa 10.000 volte, e che siamo... Anche abbiamo degli ospiti indesiderati come il trypanosoma che causa la malaria o il plasmodio, questo è nello stomaco del minerale. Fortunatamente però abbiamo dei globuli bianchi i quali mangiano i batteri grami, no? Se li inglobano, qui si vede una sequenza di foto al microscopio elettronico dove il globulo bianco si palpa il batterio, se lo ingloba e se lo mangia. Questo lo saltiamo. Avrete, questa è una mappa dell'universo osservabile dove ogni puntino è una galassia, dove vedete delle chiazze, sono ammassi di galassie. Si stima che l'universo abbia circa 10.000 miliardi di galassie, ciascuna formata mediamente da 100 miliardi di stelle, ci si annega. Siccome guardiamo a 13.7 in una direzione e 13.7 negli altri, riusciamo ad osservare una sfera di circa
27 miliardi di anni luce, ma l'universo è molto più grande perché si sta espandendo, ci sono delle zone che diciamo non siamo ancora riusciti a vedere perché la luce che arriva di là non è ancora arrivata a noi. Vabbè, questo dice solo che l'universo è molto complicato e va studiato in modo interdisciplinare. Ma questo dice che l'energia oscura e la materia oscura non sappiamo cosa sono, ma rappresentano una grossa fetta dell'energia. Adesso esco da qui e vi faccio vedere un filmato riassuntivo che in soli 8 minuti, molto più velocemente di me, riassume quello che vi ho detto. Qui si sono formati i quark e i nuclei. Qui gli elettroni sono andati in orbita e hanno formato i primi atomi. L'universo è diventato trasparente, si sono formate le prime stelle. Le stelle hanno cominciato a fabbricare gli atomi più pesanti, partendo dall'idrogeno e dall'elio. Qui vedete va avanti molto rapidamente secondo la tavola periodica, che funziona, è un meccanismo che funziona fino al ferro. Oltre il ferro bisogna far ricorso alle esplosioni di supernova. Questa è una simulazione della supernova che oggi vediamo come nebulosa del granchio. Lì sono stati prodotti gli altri elementi più complessi della tavola periodica. Tutta questa roba viene scagliata nello spazio e serve per fabbricare le generazioni successive di stelle e di sistemi planetari. Questo è un ammasso di polvere della nebulosa dell'Aquila, e questo credo sia il campo profondo di Hubble, che fa vedere come ci sono galassie dappertutto. Questa è la formazione di un disco protoplanetario, cioè quello che ci riguarda, dove le rocce, quelle che noi oggi chiamiamo meteoriti, si sono scontrate, si sono ammassate e hanno formato i pianeti, per noi il pianeta Terra. Qui si è acceso il Sole, la Terra incandescente se ne va intorno al Sole, ma un incidente di percorso. Un oggetto che viene comunemente chiamato Theia fa uno scontro e i frammenti vanno, si raggruppano poi nello spazio e formano la Luna. Quindi vediamo la Terra che si raffredda e la Luna che si forma. La Terra primitiva era bombardata continuamente, continuava ad attrarre oggetti vaganti
lo spazio e aveva un'attività vulcanica molto più elevata di quella che vediamo il giorno d'oggi. Aveva un'atmosfera turbolenta e c'erano molti fulmini. Essendo più calda, l'acqua degli oceani evaporava molto di più, faceva molte più nubi e pioveva molto di più. I vulcani erano molto più attivi. E 3,5 miliardi di anni fa hanno cominciato a formarsi le prime molecole organiche. I primi batteri, gli archeobatteri, che hanno cominciato a duplicarsi. Chi più si duplicava, più era avvantaggiato dal punto di vista evolutivo. Qui ormai contiamo i milioni, non i miliardi. Questa è l'epoca dei trilobiti. Nel Siluriano le piante hanno cominciato a fertilizzare la terra. Le molecole si sono aggregate e hanno formato i primi organismi visibili, diciamo, che si sono evoluti, sono diventati da pesci cartilagini e pesci ossei. I pesci hanno trasformato, certi pesci insomma hanno, sono stati malformati, invece delle pinne gli sono venute le gambe, ecco. E così hanno pensato che potevano camminare e magari andare a fare un giro sulla terraferma. Nel Triassico hanno cominciato a comparire le foreste e a comparire i dinosauri, i quali, come sapete, hanno dominato il pianeta per molte centinaia di milioni di anni. Il pianeta nel frattempo si modificava, no? Le placche si spostavano. La Pangea, cioè il continente unico, ha cominciato a dividersi, i dinosauri a diventare più sofisticati. Qui siamo già in tempi relativamente recenti, si riconosce l'Africa, se anche aveva un mare al posto del deserto del Sahara. I dinosauri carnivori sono cresciuti di dimensioni, finché non gli è successo un piccolo incidente di percorso, 65 milioni di anni fa. Questo però non è la prima estinzione di massa, cioè non è il primo colpo assestato alla vita, è che almeno il quinto colpo significativo che la vita ha ricevuto. Comunque la vita si è sempre ripresa. Diciamo, la fine di certe specie ha significato l'emersione di altre specie che erano riuscite a sopravvivere all'evento. E
E questi sono i nostri tristris nonni, che sono scesi dagli alberi e hanno pensato di drizzarsi sulle gambe posteriori. Pensato, insomma, che quelli che si sono drizzati sulle gambe posteriori sono sopravvissuti di più degli altri. E come dice il finale, nessuno sa perché è successo tutto questo. Beh, come andrà a finire? Si sa abbastanza, nel senso che tutto andrà a finire dentro dei buchi neri, punto. È così. Sai che le ultime misurazioni sull'espansione dell'universo mediante le supernove, che sono gli oggetti più distanti che si riescono a vedere, dicono che, contrariamente al pensiero predominante, l'espansione dell'universo sta accelerando. Siccome fino adesso si era incerti, perché l'universo contiene la quantità giusta di materia perché non si sappia se la materia presente riuscirà a frenare l'espansione o se l'espansione accelererà. Ecco, le ultime misure dicono che l'espansione continuerà ad accelerare, quindi lo scenario finale sarà uno scenario di buchi neri che si mangiano tutte le stelle, le nane brune, fredde, e in uno spazio che sarà gelido, a circa 0 centigradi, insomma, no, 0 gradi Kelvin, insomma, sarà tutto fermo, fine della cosa. Capisco che altre fini prospettate sono molto più gloriose, anche molto più affascinanti, insomma, ditelo come volete, però la realtà delle cose fa pensare così. Se avete delle domande, le domande sono benvenute. Se ho capito bene, la materia che si sprigiona dalle stelle per la reazione atomica, poi si aggrega in altre stelle, forma delle altre stelle più, forse più. È la gravità che è messa. Ma la Terra, che non è come una stella, cioè, non è come il Sole con delle reazioni atomiche, ma è una cosa, sembra almeno, forse adesso, più stabile, più, non si è aggregata con queste particelle, e perché si sono aggregate solo queste particelle più, forse più stabili? E non è diventato, cioè, perché queste particelle aggregate si hanno fatto la Terra e non un'altra stella? Allora, perché facciano una stella? Perché si accenda una stella, bisogna che la massa di materia, no, la quantità di materia che si aggrega sia molto grande. Perché solo così la pressione genera una temperatura sufficiente perché i protoni comincino a fondersi con gli altri protoni e a fare dei nuclei degli elementi più pesanti, generando, liberando energia che è quella che scalda la stella. Il materiale scagliato dalle stelle precedenti, dalle generazioni di stelle precedenti nell'universo, viene utilizzato per fare altri sistemi planetari, quindi si aggrega così, al centro si forma la stella, in questo caso il protosole, attorno c'è tutto un giro di detriti, no? Di rocce, polveri, eccetera, che comincia ad aggregarsi sempre per gravità in, diciamo,
inizio di pianeti, insomma. Ecco, i pianeti non hanno abbastanza massa per innescare le reazioni nucleari, per essere sufficientemente caldi all'interno per poter generare. Per di più, i pianeti aggregano quello che trovano alla distanza dal Sole da cui a cui si formano. No? Questo ha come conseguenza che i pianeti che chiamiamo interni, cioè quelli più vicini al Sole, Mercurio, Venere, la Terra, Marte, sono pianeti rocciosi perché sono formati dagli elementi più pesanti che erano più attratti dalla gravità del Sole, mentre i gas, che sono più leggeri, sono nella parte più esterna del sistema solare, per cui Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone, eccetera, sono soprattutto delle enormi sfere di gas. Forse dentro hanno anche un nucleo solido, però noi non lo sappiamo. Giove si calcola che è una stella mancata, nel senso che è poco al di sotto della massa che serve per innescare le reazioni nucleari. Una cosa che non ho detto, che può essere interessante, è che una stella singola come il nostro Sole non è la norma nell'universo. La norma nell'universo sono soprattutto sistemi di stelle doppie, cioè negli altri sistemi solari, stellari, non so come chiamarli, no? Uno dei pianeti era sufficientemente grande per accendersi e fare una seconda stella. Quindi le galassie sono piene di stelle doppie, in certi casi addirittura di stelle triple o quadruple, dove se uno vive in un pianeta da quelle parti lì c'ha un cielo molto complicato, no? Perché una stella sorge, l'altra tramonta, ci sono varie ombre, insomma. Domanda su una delle ultime cose di cui ci ha parlato, cioè dell'accelerazione dell'espansione dell'universo. Diciamo, ho una doppia domanda. La prima sarebbe se ci sono delle ipotesi sulle cause, cioè sul perché questa cosa controintuitiva. E la seconda, vabbè, sarebbe sul calo di temperatura che c'è stato progressivamente durante l'espansione dell'universo e se questa accelerazione dell'espansione che c'è tuttora sta anche accelerando la diminuzione della temperatura, come così mi verrebbe intuitivamente da pensare. Quello è certo, perché un gas che si espande si afferra appunto e basta. Quindi diciamo staremo in un certo senso accelerando verso lo zero termico. Sì, non ho trovato uno di quei diagrammi che mostrano l'universo come un vaso, forse ne avrà visto qualcuno, no? Comunque, applicando le formule della relatività generale corrette con quella che viene chiamata inflazione, no? Che per spiegare l'omogeneità dell'universo presuppone che nei primi istanti, ma dove per istanti si intende un tempo che va da meno 10 alla meno 43, il tempo di Planck, a 10 alla meno 30 secondi, no? Quindi un tempo che non riusciamo neanche a immaginare, tanto è piccolo, lì l'universo si è espanso ad una velocità superiore alla velocità della luce. Dopodiché l'universo, siccome usciva da questo botto iniziale, si è espanso molto velocemente. Man mano che si espandeva, la velocità di espansione rallentava perché era contrastata dalla gravità. Quindi, per conoscere il destino dell'universo, bisogna stimare quanta massa è presente nell'universo, perché se la massa è superiore a un certo valore, la gravità prevarrà sulla forza espansiva,
Quindi a un certo punto l'universo rallenta e poi inverte rotta come un sasso lanciato in aria. In questo caso l'universo rimpicciolisce di nuovo e va incontro a quello che viene chiamato in inglese il Big Crunch, no? E probabilmente riparte un altro universo, perché poi quando è stretto sarà costretto a esplodere di nuovo. Le ultime misure invece dicono che l'universo attuale si sta espandendo più velocemente dell'universo di una volta. Questo possiamo dirlo perché noi facciamo delle misure sull'universo vicino, cioè sull'universo recente, e sulle supernove più lontane, che sono a miliardi di anni luce, che ci consentono di fare questa valutazione in un modo che però è un po' complicato, che non andrei a fare qui. Comunque Perlmutter e Cross, quello l'inglese, insomma, hanno preso il Nobel pochi anni fa per questa loro misura. Sui libri, io il primo libro che consiglierei di leggere, se non l'avete ancora letto, è Dal Big Bang ai buchi neri, una breve storia del tempo, scritto da Stephen Hawking, il cosmologo famoso perché alla SLA ha vissuto molti anni sulla carrozzella, anche se aveva una gran testa perché aveva la cattedra che era stata di Newton a Cambridge, che fa un riassunto di, cioè, molto carino. È stato un bestseller, ha venduto credo qualche milione di copie a livello mondiale. Se mi può accennare a teorie che non sono ancora la maggior, che però si parla della teoria delle stringhe, degli universi paralleli. Beh sì, quello che posso dire, perché qui insomma, ci vorrebbe un novello Einstein per rispondere in modo appropriato a questa domanda. Quello che posso dire io nel mio piccolo è che da circa 100 anni a questa parte i fisici teorici non riescono a fare un passo avanti e sono fermi in una situazione di deadlock. Perché in natura esistono 4 forze, di una abbiamo parlato, diciamo estesamente, anche se è esagerato dire estesamente, delle altre 3 praticamente non ho parlato. Le altre 3 sono la forza elettromagnetica, la forza nucleare forte e la forza nucleare debole, che è responsabile del decadimento radioattivo. Allora, tenete presente che queste tre forze, la meno forte è la forza elettromagnetica, che è qualche cosa come, mi sembra, 10 alla 20 volte più forte della forza di gravità, che è la forza più debole che c'è. La forza della forza di gravità consiste nel fatto che agisce a distanze senza limite. Ora, le 3 forze della natura di cui ho parlato sono state unificate dal punto di vista teorico in un modello che viene chiamato il modello standard, che prende lo spunto da un'interpretazione della meccanica quantistica data da Richard Feynman una 50 anni fa. Richard Feynman, diciamo che viene considerato il principale fisico del XX secolo dopo Einstein, no? Della meccanica quantistica, che è stata, diciamo, elaborata negli anni 30 da Heisenberg sulla base del suo famoso principio di indeterminazione,
e poi da Schrödinger, che ha scritto l'equazione d'onda che rappresenta le probabilità che una particella si trovi in un certo posto, che sono poi due formulazioni matematicamente diverse che portano alle stesse conclusioni. Bene, Feynman ha dato un'interpretazione diversa, sia matematicamente sia concettualmente. Cioè, non so se avete mai sentito parlare dei diagrammi di Feynman. Questi rappresentano un'interazione tra particelle, per esempio due elettroni che si scontrano. Come vengono rappresentati due elettroni che si scontrano? Questi elettroni si avvicinano, no, questo discorso poi vale per qualunque particella elementare, si avvicinano fino ad una distanza in cui uno sente le particelle virtuali emesse dall'altro nel vuoto. E quindi i due elettroni non è che si scontrano come le palle da biliardo, perché prima che arrivino a scontrarsi sentono la presenza dell'altro tramite le particelle virtuali, no? E cambiano direzione. Questo discorso sembra folle, se non fosse che c'è un esperimento che ha verificato, questo penso 15-20 anni fa, se ricordo bene, ha verificato l'effetto Casimir, che è proprio una conseguenza dell'esistenza di particelle virtuali nel vuoto assoluto. No? Cosa diceva l'effetto, questo Casimir, che era uno studioso appunto della meccanica quantistica? Che se voi mettete due piastre, come quelle che fanno un condensatore, piane a distanza piccolissima, dove piccolissima vuol dire a distanza paragonabile con le lunghezze d'onde quantistiche su cui viaggiano le particelle elementari, dentro queste due piastre si possono formare soltanto certe lunghezze d'onda, mentre fuori dalle due piastre si possono formare tutte le lunghezze d'onda delle particelle virtuali. Quindi, se le particelle virtuali sono vere, siccome se ne formano molte di più fuori di questo condensatore che non tra le due piastre del condensatore, si percepisce una forza che schiaccia le due piastre una contro l'altra, perché di fuori spingono di più che non di dentro. L'esperimento ha detto che Casimir aveva ragione. Per cui il vuoto quantistico oggi è interpretato come un brulicare di particelle virtuali. Questo è reso possibile dal principio di indeterminazione di Heisenberg, che normalmente viene scritto come delta X per delta P maggiore di H, che è la costante di Planck, che vuol dire che l'indeterminazione della nella posizione e l'indeterminazione sulla velocità non possono essere inferiori a quella costante, quindi noi non possiamo conoscere esattamente tutte e due le cose. Però la stessa indeterminazione può essere scritta come delta E per delta T, cioè l'indeterminazione dell'energia moltiplicata l'indeterminazione per il tempo minore di H. Questo vuol dire che un'energia E sotto forma di particella può comparire dal nulla, purché scompaia prima che, no, moltiplicata per il tempo T della sua vita, faccia H. Sì. E quindi queste particelle virtuali sembrano reali, e l'interpretazione del vuoto è che è brulica di queste particelle virtuali. Ora, questa interpretazione delle particelle che non si scontrano ma si scambiano, particelle virtuali, che Feynman aveva adottato nella elettrodinamica quantistica, cioè nel
per interpretare la forza elettromagnetica è stata usata anche per interpretare la forza nucleare forte e la forza nucleare debole. Quindi tutte e tre le forze nel modello standard sono interpretate con questo schema. La gravità non si riesce a interpretare con questo schema, perché mentre la meccanica quantistica è basata sul principio che il mondo è fatto a quanti, cioè a grani di riso, a pixel, non so come dirlo, no? La relatività è una teoria classica che usa il punto, cioè nella gravità le particelle sono un punto, dimensione zero. Ma sapete che se voi dividete per zero va all'infinito, e comunque tutta l'analisi matematica non è compatibile, no? Perché è una teoria del continuo, non è compatibile con la teoria del discontinuo. Come si fa a mettere assieme queste cose? Bisognerebbe riuscire a formulare una teoria quantistica della gravità. Se qualcuno vuol provarci, ci provi. Ci hanno provato migliaia di fisici teorici ipotizzando l'esistenza di stringhe, o poi in tempi successivi l'esistenza di membrane, cioè di oggetti pluridimensionali. Sono arrivati a ipotizzare oggetti multidimensionali in uno spazio a 10 a 11 dimensioni. Questa teoria delle stringhe, dove le stringhe sono delle cose ancora più piccole, molto più piccole delle particelle elementari, consentirebbe di unificare la gravità con le altre tre forze. Peccato che non si sia ancora riusciti a trovare un esperimento che ci dica che le stringhe ci sono, no? Cioè la teoria delle stringhe è matematicamente molto bella, ma non fa una previsione verificabile sperimentalmente. Ci dice per esempio che il nostro è un universo tra 10 alla 500 universi. Però chi è che può verificare questa informazione? Nessuno. Quindi va a sapere. Per il momento siamo qua. Oh, certamente. Io che vengo dal secolo scorso, ma nei primi decenni... Il microfono si sente poco. Puoi venire, certo. Ignorantissimo come sono nella matematica e nelle scienze, mi permetto tuttavia di fare una domanda che può sembrare una stupidaggine o una provocazione. Perfetto. Allora, ai miei tempi si diceva che c'è un certo parallelismo tra la matematica e la poesia. Qualcuno dirà che è una bestemmia, io gliela butto lì. Mi pare di poter dire, a contorno di questa domanda, che lei ha incentrato la sua lezione sulle stelle e anche in misura minore sulla Luna. Allora, vi ricordo a me stesso, se riesco a memoria a dirla, due versi di un grandissimo poeta che aveva detto, questo ma mi brucia sul tempo, era Leopardi, ormai ha scoperto l'altarino, il quale diceva: forse se io avessi l'ale da volar sulle nubi e numerar le stelle ad una, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. Non so se ho bestemmiato o se ha un qualche senso e collegamento con quello che lei ha detto. Dieci versi prima, però questo mi sembrava misterioso, magico. Allora, il Leopardi
penso anche lui, digiuno di scienze, si faceva queste domande, le stelle. Ecco, ma può essere una risposta interessante la sua. Scusa se ti ho fregato. Vabbè, all'inizio di questa presentazione ho omesso di dire una cosa fondamentale che è alla base della scienza, un'ipotesi che potrebbe essere vera, potrebbe anche non essere vera. Comunque fino adesso ha funzionato abbastanza bene. L'ipotesi risale a Pitagora. Sapete che Pitagora era un greco che aveva viaggiato lungo in Oriente, era un po' un mago, un profeta, un personaggio strano, che quando è ritornato in Grecia è andato a Crotone ed è diventato tiranno di Crotone. E mentre andava a spasso per Crotone, lui che era anche filosofo, ha fatto un'osservazione che ha cambiato la storia dell'umanità, no? Perché si è accorto che i rumori dei martelli dei fabbri potevano essere assonanti o dissonanti. E ragionandoci sopra, aveva scoperto che quando le proporzioni tra i pesi dei martelli erano esprimibili in frazioni semplici, tra numeri interi, 2/3 per esempio, un quinto, così via, i suoni erano assonanti. Quando invece le relazioni tra i pesi dei martelli non erano esprimibili, i suoni erano dissonanti. E quindi lui ha poi verificato questo sulle campane, sulle corde della cetra, e ha visto che era proprio così, e che c'era una, chiamiamolo, una corrispondenza d'amorosi sensi tra la matematica e la musica. E che si poteva descrivere il mondo, secondo lui, usando la matematica. Questa idea è sopravvissuta per poco tempo, perché la setta Pitagora, poi sapete che Pitagora è stato cacciato da Crotone in malo modo, se ne sono fuggiti, i suoi discepoli sono durati un po' di tempo, ma poi si è perso tracce. Però quest'idea di Pitagora è l'idea che ha usato Tolomeo quando ha preso la geometria di Euclide e ha descritto il mondo secondo Aristotele, e così via. Questa è l'idea che ha usato Einstein, cioè che il mondo si possa descrivere usando la matematica. Questo, se volete, non sta scritto da nessuna parte, se l'ha inventato Pitagora. Però sempre che funzioni. Fino adesso ha abbastanza funzionato. Ci ha permesso, tra l'altro, di fare delle predizioni, no? Immaginate, che so io, Einstein, che quando ha fatto i suoi conti e si è detto: ma come faccio io a dimostrare che il mondo funziona secondo le mie formule? Dice, beh, mando gli astronomi a fotografare il cielo durante un'eclisse di sole, e si vedranno delle stelle che dovrebbero essere invisibili dietro il sole, perché il sole fa da lente. E gli astronomi, con un po' di fatica, hanno fatto queste foto e hanno verificato che durante un'eclisse di sole si vedono delle stelle che non dovrebbero vedersi se la luce viaggiasse sempre dritto. Oggi ci sono delle foto fatte dal telescopio spaziale Hubble di ammassi di galassie deformati dalle galassie in primo piano, che funzionano come una lente gravitazionale, che dimostrano, insomma, che la materia deforma lo spazio-tempo e che quindi in certe condizioni fa da lente, come la lente deforma lo spazio che sta dietro, lo fa vedere più grosso o più piccolo. Che ci sia una corrispondenza tra la matematica e la musica credo che sia noto. Tra la matematica e la poesia non mi risulta. Bene, Sergio, se non ci sono altre domande, ti ringraziamo tantissimo per la tua brillante
l'esposizione.